Una delle fonti di ricchezza più preziose si misura dal valore che aggiungete alla vita delle altre persone. Dobbiamo cercarci un ambito della nostra vita in cui siamo di beneficio agli altri. Non importa che sia lavorativo, non importa che sia hobby, tempo libero, volontariato, non profit, associazionismo, quello che vuoi, però assolutamente dai una priorità a questo, ritagliati un ambito, un settore della tua vita in cui quello che tu fai è di beneficio agli altri, perché è solo questo che trasforma l'immagine che gli altri hanno di te e l'immagine che tu hai di te stesso, nel senso che ti guardi allo specchio la mattina e dici: ah, questa è una persona di cui io sono fiero, una persona di cui ho fiducia, una persona che fa anche qualcosa di buono per gli altri. Se tu aiuti gli altri a migliorare, cresce la tua autostima, cresce la tua sicurezza, crescono i tuoi rapporti, le tue relazioni diventano più profonde e più durature e anche da un punto di vista lavorativo sicuramente puoi ottenere grandi risultati. Il vero successo, anche economico, anche finanziario, si basa sull'aiutare gli altri a trovare qualcosa per migliorare la propria vita. Impara a renderti conto di quanto la tua esperienza e la tua vita e le cose che sai e le tue passioni possono essere di aiuto alle altre persone. E valuta l'utilità dalla loro posizione, non dalla tua. Identificare il modo in cui la tua attività, i tuoi prodotti, i tuoi servizi rendono migliore la vita degli altri, questo per te ti dà una carica incredibile in termini di autostima, in termini di risultato, in termini di energia, di motivazione. Mettiti in gioco ed aiuta le altre persone ad imparare le cose che tu sai e che le altre persone potrebbero avere come informazioni e potrebbero avere come grosso beneficio che tu dai a loro. Trovati un ambito in cui puoi fare qualcosa di buono per gli altri. Qualunque cosa tu voglia fare, falla subito. Prova di tutto, occupati di te stesso, delle persone a cui tieni, dei tuoi amici. Divertiti nel farlo.